is it getting better? Cosa vi fa pensare il 1948? Il 1 gennaio è entrata in vigore la nostra Costituzione. È iniziato un processo di ricostruzione di valori che riaffermarono la dignità e il valore della persona umana dopo la Seconda Guerra Mondiale, che aveva causato 70 milioni di morti, nella quale atrocità naziste e fasciste erano state compiute contro ebrei, rom, omosessuali e uomini di colore. Il 10 dicembre l'ONU ha approvato e proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Il nostro testo costituzionale, all'articolo 2, recita: la Repubblica riconosce e garantisce diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il testo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, nel preambolo, recita: a tutti i membri della famiglia umana vanno riconosciuti diritti uguali e inalienabili, che rappresentano il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. I diritti sono indisponibili, intrasmissibili, irrinunciabili e imprescrittibili. Nel mondo ci sono più di 1 miliardo di adulti che non sa leggere, nonostante le persone hanno diritti all'istruzione. Ci sono 27 milioni di persone in schiavitù, nonostante la schiavitù sia stata abolita. Ci sono migliaia e migliaia di persone in prigione, compresi attivisti pacifisti, operatori umanitari e giornalisti, persone che hanno espresso pacificamente critiche verso il governo, nonostante le persone hanno la libertà di parola. Noi siamo fortunati, perché viviamo in uno dei paesi in cui i diritti sono consacrati dalla Costituzione. Essi poggiano sui valori costituzionali di eguaglianza, solidarietà, giustizia e pace. Diffondere i diritti per sensibilizzare sempre più gente a comprendere la necessità della loro esistenza per una società più giusta e migliore. Promuove e difende i diritti universali protestando contro le ingiustizie e rispettando chi ci sta accanto, in famiglia, nei gruppi, a scuola e al lavoro. Sostenere le organizzazioni che dedicano i propri sforzi alla protezione dei diritti umani e a porre termine ai relativi abusi. Quest'anno ci siamo attivati a diffondere valori costituzionali sul nostro territorio, recandoci nelle scuole, circoli, club e associazioni. Come ciceroni abbiamo fatto ammirare le bellezze del Tempio Costituzionale, così come abbiamo voluto rappresentare la nostra Costituzione. Un grande tempio sorretto da 12 colonne, le colonne dei principi fondamentali. Abbiamo veicolato la nostra Costituzione anche in lingua inglese ai ragazzi del centro di accoglienza, mettendola a confronto con le loro costituzioni. Abbiamo approfondito e diffuso l'importanza e l'attualità di questi valori, contro il rischio che la solidarietà si sostituisca all'egoismo, l'eguaglianza alla discriminazione, la giustizia all'ingiustizia. L'esperienza vissuta ci ha convinto a trasmettere la bellezza di questi valori e i diritti di essi enunciati. Crediamo che l'impegno fattivo di ciascuno possa contribuire ad affrontare responsabilmente le grandi sfide del XXI secolo ed interagire con soggetti, culture, religioni e ambienti diversi.